E arriviamo al punto numero 10 della nostra carrellata, della nostra mini guida in termini di IVA e commercio elettronico. E fermiamoci qui sulle novità 2021 dell'e-commerce indiretto. Sì, ci sono delle novità. Hai presente le soglie di cui abbiamo parlato precedentemente? Ebbene, dal 1 gennaio 2021, se ti occupi di e-commerce indiretto, per esempio, classico esempio, quello del dropshipping, devi sapere che a partire dal 1 gennaio 2021, superato il fatturato indiscriminato, indistinto di 10.000 euro a seconda del paese in cui stai vendendo, ebbene allora l'IVA sarà immediatamente rilevante nel paese del consumatore, e però ti sarà data la possibilità di iscriverti al MOS, Mini One Stop Shop, di cui abbiamo parlato invece al punto numero 7. Queste le novità dal 1 gennaio 2021, non tutti i paesi le applicheranno contemporaneamente, il Covid potrebbe provocare infatti qualche slittamento, ma chiaramente vi daremo aggiornamenti più in là nel corso del periodo d'imposta 2020. Io sono Luca Taglieratera, ti ricordo che sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ti è piaciuto il contenuto di questo video, clicca like e iscriviti attivando le notifiche per rimanere sempre aggiornato sulla pianificazione fiscale internazionale. Noi ci rivediamo nel prossimo video.